Complimenti al professor Ponti per questa nitida relazione. Naturalmente ciascuno di noi poneva in relazione questo principio lavoristico che sta al cuore dei primi articoli della Costituzione con la realtà dell'occupazione oggi. E l'obiettivo del pieno impiego ravvisato come doveroso con le statistiche della disoccupazione giovanile e della emigrazione delle nostre risorse. Quanti dei laureati di questa facoltà se ne vanno all'estero? Questo naturalmente pone l'accento sulla capacità del nostro sistema di dar corso e di essere fedele ai principi costituzionali. E forse la parola, l'incipit del secondo comma dell'articolo 1, la sovranità, è la chiave di volta dell'interpretazione di tutto. Per questo passo la parola all'avvocato Malmone sul tema del conflitto proprio tra la Costituzione e i trattati rispetto all'effettività dei diritti fondamentali della persona. Buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l'invito a questo incontro, il direttore del Dipartimento Sant'Ambrogio e il professor Ponti, per l'entusiasmo, dico, e anche secondo me per il coraggio, lasciatemelo dire, di aver organizzato questo incontro, oltre che ovviamente tutti gli intervenuti. Io parto subito dal titolo del mio intervento, ovvero il conflitto tra Costituzione e trattati rispetto alla effettività dei diritti fondamentali. Quindi c'è un conflitto tra la nostra Costituzione e i trattati. È stato spiegato dal professor Ponti qual è la genesi della nostra, la genesi e la sostanza, quindi il quid novi della nostra Costituzione. La novità è la ragione d'essere della nostra Carta Costituzionale, il nucleo essenziale, come ci diceva riferiva il professor Ponti, sta nell'affermazione solenne accanto ai diritti civili e politici, che sono tipici del costituzionalismo liberale, dei diritti sociali. La novità rispetto al costituzionalismo liberale sono i diritti sociali, nella cui realizzazione necessitata, come è stato ricordato dal professor Ponti, risiede quindi l'autentico significato di quella che è la democrazia costituzionale sostanziale. In tal senso, rimarcando quello che ha detto il professor Ponti, bisogna però capire che cosa significa necessitata. Democrazia necessitata. Necessitata significa che non può non essere realizzata, deve essere realizzata, perché è il fine supremo, cioè la sostanza della Costituzione. Se non si realizza, la democrazia evidentemente non ha ragione d'essere, rimane una pura nominazione. Ecco perché, e lo voglio rimarcare, perché nel titolo del mio intervento c'è scritto l'effettività. Bisogna capire che cosa si intende per effettività. Ecco perché, proprio perché è necessitata, ci spiega Costantino Mortati, che bisognava circoscrivere i limiti di discrezionalità del legislatore. Cioè, se è necessitata, non si può lasciare al legislatore la decisione se attuare o meno quella democrazia. Chiaro? Tale delimitazione di discrezionalità del legislatore è avvenuta come imponendo un obbligo in capo al legislatore. L'obbligo che è un obbligo preciso di intervento, ancora una volta richiamo quello che ha detto il professor Ponti. Obbligo che secondo Costantino Mortati, che fu l'anima teorica giuridica più importante, diciamo sicuramente dal punto di vista giuridico, in costituente, è rinvenibile questo obbligo nell'articolo 3, comma secondo. Quando si legge nel comma secondo dell'articolo 3 è compito della Repubblica rimuovere, significa che c'è un obbligo del legislatore di rimuovere. Non è quindi un potere discrezionale, altrimenti non avrebbe senso parlare di democrazia necessitata.
E quindi in questo precetto, nel secondo comma, è contenuto quello che Mortati stesso chiama principio di effettività. Nel titolo si parla di conflitto sull'effettività, ovvero quindi il principio di effettività è la garanzia concreta per i cittadini che quei diritti fondamentali, sociali, siano effettivamente attuati e quindi i cittadini possono effettivamente godere di quei diritti. Altrimenti, se non fosse necessitata, se fosse lasciato alla discrezionalità del legislatore, praticamente verrebbe meno la democrazia, nel senso che chiunque vada al governo potrebbe decidere se attuarlo o meno. No, i nostri costituenti volevano che fosse realizzata, quindi ha posto l'obbligo e quindi il principio di effettività. Effettività, ci dice anche Costantino Mortati, è sinonimo di vigenza, sinonimo di positività dell'ordinamento, cioè quando un ordinamento giuridico si adegua al principio di effettività si può dire che quell'ordinamento giuridico è vigente, cioè le cose vanno bene. Ora, posto tale obbligo e quindi il principio di effettività, si tratta di vedere come questo obbligo deve essere adempiuto, cioè le modalità, il comodo, diremmo noi, direbbero i giudisti. Posto l'an, c'è un obbligo, come si realizza questo obbligo di intervento, che è un obbligo assolutamente necessitato? Il problema sta proprio qui, il problema sta nelle modalità con cui l'intervento deve essere posto in essere da parte degli organi costituzionali. Perché lì andremo a vedere, sta il conflitto insanabile tra la Costituzione e i trattati europei. E da qui voglio iniziare per dire che proprio in relazione al principio di effettività della democrazia sostanziale, nell'agosto del 1945, quindi l'Assemblea Costituente venne eletta il 2 giugno del 1946, Piero Calamandrei, in un suo noto articolo titolato Costituente e questione sociale, si premurava di precisare qualcosa che ritengo assolutamente basilare per quanto mi propongo di esporre. Affermava testualmente Calamandrei: il problema vero non è quello della enumerazione dei diritti sociali. Il problema vero è quello di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli. Chiaro? Di trovare il sistema economico che permetta di soddisfarli. In sostanza, non era sufficiente, potremmo dire, fondare la Costituzione sul lavoro, ma era necessario trovare il sistema, lo strumentario economico che potesse consentire quella effettività dei diritti fondamentali, onde permettere al popolo sovrano di realizzare quella trasformazione sociale che si sente molte volte riecheggiare nei lavori della Costituente. I nostri costituenti parlano molto spesso, chi ha letto i lavori della Costituente, di questa trasformazione sociale. Ed è tutto logico quindi che il rapporto tra fini e mezzi, ho un fine necessitato, devo predisporre dei mezzi. Questo rapporto, quando parlo di mezzi parlo appunto delle risorse, degli strumenti necessari al raggiungimento del fine. Questo rapporto fu assolutamente centrale nel dibattito dei nostri costituenti. Il dibattito ovviamente fu poi approfondito in assemblea ed avrebbe portato, accanto alla stesura dei primi 12 articoli di cui ci ricordava il professor Ponti, cioè i principi fondamentali, anche alla redazione di quelle disposizioni che corrono più o meno dall'articolo 36 all'articolo 47 della Costituzione, che si occupano appunto dei mezzi, delle risorse, cioè di quella che viene impropriamente chiamata Costituzione economica, ovvero quel sistema di cui parlava Calamandrei, sistema che quindi disciplina le politiche economiche e fiscali di stampo inequivocabilmente keynesiane, ce lo ricordava anche il professor Conti citando
i lavori della Commissione Economica per la Costituente, ce lo certifica, quindi non soltanto i lavori, ma ce lo certifica soprattutto Federico Caffè, che fu consigliere economico di Meuccio Ruini. Meuccio Ruini fu il presidente dell'Assemblea dei 75, cioè quell'assemblea che sostanzialmente scrisse gli articoli, che poi furono discussi in plenaria. Però Federico Caffè partecipò, chiamato da Ruini, come consigliere economico. È stato il più grande economista del XIX secolo, diciamo, italiano. Quindi un sistema che delinea in modo concreto le modalità di intervento obbligato dello Stato nel governo dell'economia. E voglio ricordare, in proposito, e a scanso di equivoci, le chiare parole di Palmiro Togliatti, contenute nella relazione sui rapporti socio-economici che lui stesso presentò in prima sottocommissione, perché la commissione dei 75 poi si suddivise i lavori in tre sottocommissioni. In una di queste sottocommissioni Palmiro Togliatti, relazionando sui rapporti socio-economici, disse testualmente: vengono affermati i nuovi diritti al lavoro. Ma quale valore avrebbe l'affermazione di questi nuovi diritti qualora nella Costituzione stessa non venissero indicati, se non i mezzi e gli strumenti concreti, perlomeno il metodo generale che verrà dallo Stato seguito per ottenere che all'affermazione di principio corrisponda un'effettiva realizzazione dei nuovi diritti? Quindi è chiaro, si sono posti un obiettivo e hanno anche predisposto i mezzi per raggiungere quell'obiettivo. Nessuno quindi potrebbe scandalizzarsi, come avviene oggigiorno in certe dichiarazioni ufficiali, e come asserì testualmente Meuccio Ruini il 22 dicembre del 47, se, cito testualmente, nei testi costituzionali è entrata la nota dei rapporti economici. Le direttive che abbiamo formulato aprono la via a progressive riforme verso quella che dovrebbe essere ormai la democrazia basata sul lavoro. Nessuno dovrebbe scandalizzarsi, perché la novità rispetto al costituzionalismo liberale consiste anche in ciò, di conserva con la previsione della democrazia necessitata. Le costituzioni liberali non prevedevano l'utilizzazione di questi mezzi, ma perché non lo prevedevano? Perché lo Stato non interveniva nell'economia. La Costituzione economica, dunque, intesa come strumento imprescindibile per garantire effettività ai diritti fondamentali, insieme alla parte istituzionale organizzativa, diede vita a quella armonia complessa di cui parlava Lelio Basso, dove tutto, cito testualmente, ha un suo significato e dove ogni parte si integra con le altre parti. La Costituzione è, volendo utilizzare una metafora, un organismo vivente dove tutto è legato a tutto. Sono infatti contenute nella Costituzione economica quelle che Meuccio Ruini, anni dopo, nel 66, definì in modo sintetico le quattro vie della trasformazione. Trasformazione sociale, le quattro vie della trasformazione sociale ce le dice, appunto, ce le elenca Meuccio Ruini, il presidente della Commissione dei 75, ovvero lo Stato assistenziale, cioè il welfare, la perequazione e distribuzione dei redditi, associata ovviamente anche alla leva tributaria improntata ai caratteri di progressività di quell'articolo 53, la modifica strutturale dell'impresa privata e l'estensione dell'impresa pubblica, cioè nazionalizzazione e municipalizzazione, per, diceva Ruini, il superamento del capitalismo storico. Capitalismo storico, quindi del liberismo. Capitalismo storico, per intenderci, è quello ante crisi del 29, quello che sostanzialmente con i trattati, ve lo anticipo, si vorrebbe restaurare.
per il superamento del capitalismo storico. Il liberismo e il capitalismo storico fu battuto in costituente in maniera inequivocabile. Ora, io non esaminerò per ragioni di tempo tutte le norme della Costituzione economica, pur rammentate dal professor Ponti, però mi limiterò a ricordare sinteticamente l'articolo 41, terzo comma, perché è connesso con quanto poi ci spiegherà anche il professor Pozzi, e che sempre mortati, indicava essere il fulcro dell'intero sistema interventista per, aggiunse Mortati, una diffusa e stabile occupazione, ovvero l'attività di programmazione e di controllo nei vari settori di produzione e l'attività di coordinamento dell'attività pubblica e privata per essere indirizzata a fini sociali. Cioè, io posso decidere e posso anche dire che devo intervenire, ma a monte deve esserci una programmazione. Quella programmazione, che è l'elemento principale di organizzazione, deve essere in mano allo Stato. Io devo poter intervenire attraverso una programmazione, attraverso un coordinamento attività pubbliche e attività private e successivamente attraverso il controllo. Federico Caffè chiamava questa attività una programmazione per gli uomini comuni, pensate un po'. Oltre all'articolo 41 terzo comma esiste poi l'articolo 47, dal momento che quelle quattro vie della trasformazione, come le chiamava Ruini, avevano altresì bisogno di che cosa? Del governo della moneta e dei flussi finanziari. Un governo della moneta che quindi servente rispetto alla programmazione, finalizzato cioè alla piena occupazione e quindi alla formazione e alla tutela del risparmio diffuso. Che cosa significa? Io posso programmare tutto ciò che mi pare, ma se poi non ho la leva monetaria per intervenire, evidentemente la programmazione rimane sulla carta, quindi devo avere anche il governo della moneta, dei flussi monetari. Articolo 47, che per tali ragioni, attenzione, si pone rispetto all'articolo 41 il rapporto di naturale svolgimento e di conferma. Articolo 41, programmazione, tutta l'attività dello Stato, e articolo 47 con riferimento al governo della moneta sono intrinsecamente legati. Chi ce lo dice? Ce lo dice Fanfani, un altro padre costituente. E cito testualmente, Fanfani fu relatore in terza commissione controllo sociale dell'attività economica e ci dice espressamente: un controllo sociale nel momento produttivo e in quello distributivo sarebbe vano, ove non fosse esteso anche al momento circolatorio. Un'appropriata politica monetaria deve incoraggiare la formazione del risparmio e deve favorire gli impieghi più vantaggiosi per il progresso sociale. Anche in questo campo, si badi bene, continuava Fanfani, anche in questo campo confidare nel fiuto del banchiere non si può. Quindi significa che non si poteva lasciare al privato il governo della moneta e dei flussi monetari. È chiaro? Insomma, una banca centrale tesoriere del sovrano, che è il popolo, come organo meramente strumentale e dipendente dall'indirizzo politico del Parlamento, che è sempre espressione del popolo sovrano. Organo tecnicamente presupposto ed essenziale per l'utilizzazione di uno strumento fondamentalissimo quando si parla di intervento nell'economia, cioè il deficit spending, cioè la spesa pubblica, obbligatoria ed irrinunciabile, da intendersi quindi innanzitutto in senso normativo costituzionale, cioè la spesa pubblica è uno strumento per realizzare quei fini necessitati che il nostro legislatore costituente ha predisposto, si è voluto sostanzialmente ascrivere nella realizzazione degli stessi. Togliatti, il 20 giugno del 47, portò alle estreme conseguenze questo discorso, estreme e naturali conseguenze, naturali ovviamente per chi sa ancora intendere quello che c'è scritto nell'articolo 1, cioè la sovranità popolare. Cosa disse Togliatti? Togliatti sostenne
che bisognava, testualmente, mutare la direzione della Banca d'Italia in modo da farvi accedere i rappresentanti di tutte le forze produttive. Se la sovranità è popolare, se lo Stato è pluriclasse, tutti i rappresentanti delle classi devono poter, in quanto sovrani, cittadini sovrani, entrare e quindi in Banca d'Italia. Quindi la Banca d'Italia doveva essere a contenuto e a sovranità popolare, anche la Banca d'Italia doveva rispecchiare la sovranità di cui è l'articolo 1. Quindi la moneta, attenzione, non è mai solo una moneta. La moneta esprime un metodo di governo in vista della realizzazione di determinati fini che l'ordinamento si è precostituito, no? Quindi la moneta è uno strumento. La lira, tanto per intenderci, quella con scritta Repubblica Italiana, la vecchia lira, quella che chiamano spregiativamente la liretta, non era solo una moneta, era uno strumento in mano al popolo per la realizzazione della democrazia necessitata. Dunque, bisogna affermare che se la realizzazione dei diritti fondamentali sociali configura la democrazia necessitata, altrettanto necessitati devono intendersi quegli strumenti predisposti dal potere costituente per il raggiungimento del fine. Quindi c'è una corrispondenza bionivoca. È necessitato il fine, ma sono necessitati i mezzi, non qualsiasi mezzo, attenzione, solo quei mezzi predisposti dal potere costituente. Perché? Perché il potere costituente evidentemente ha ritenuto, a ragione, che quelli fossero gli strumenti più idonei per il raggiungimento del fine, che era appunto la democrazia del lavoro, che era la piena occupazione. Ora, perché vi ho fatto tutto questa corposa premessa? La premessa si è resa necessaria perché dovrebbe servire a farci capire che quel conflitto tra trattati economici e Costituzione in ordine alla effettività dei diritti fondamentali sociali opera proprio in relazione all'incidenza che la globalizzazione, che per noi ovviamente ha un connotato squisitamente europeo, che la globalizzazione, dicevo, ha riverberato in modo specifico sulla Costituzione economica, cioè su quelle risorse, su quei mezzi che sono necessari per poter ottenere la democrazia sostanziale. Per essere ancora più chiari, con la globalizzazione, nella sua versione comunitaria, euro-unitaria dei trattati, non si è perseguito altro, infatti, che la sterilizzazione in via diretta di quegli strumenti costituzionali posti a presidio dei diritti fondamentali, finendo per poi vanificare in via indiretta i diritti fondamentali. Cioè, dovrebbe essere chiaro a questo punto che se io ho uno scopo fondamentale, necessitato, e mi sono anche premurato di predisporre i mezzi necessitati per raggiungere quello scopo, e arrivo a un trattato o una serie di trattati che mi sottraggono quegli strumenti, mi dicono che non li posso più utilizzare, anzi se li utilizzo vengo anche sanzionato perché mi apro una procedura di infrazione, voi capite che lo scopo io non lo posso più raggiungere. Quindi il conflitto lo si coglie sul piano degli strumenti. Il conflitto tra Costituzione e trattati, trattati europei lo si coglie immediatamente sul piano degli strumenti. Perché gli strumenti che sostanzialmente lo Stato italiano aveva, moneta inclusa, e non è un dettaglio, adesso non ce le ha più. Ora ci si potrebbe chiedere, ma com'è successo? Com'è potuto capitare tutto ciò? Come mai la globalizzazione? La globalizzazione è un fenomeno naturale? Dovremmo dire con un certo grado di certezza ormai che la globalizzazione non è un fatto naturale. D'altronde è lo stesso Gramsci, Antonio Gramsci, ad insegnarci che i fatti nuovi che rovesciano una situazione, e per noi è una situazione di rilevanza costituzionale, derivano da un mutamento preparato in maniera molecolare, quindi sono fatti umani preparati scientificamente, e che il liberismo costituisce una regolamentazione
La globalizzazione e il liberismo sotteso alla, l'ideologia liberista sottesa alla, alla globalizzazione costituisce una regolamentazione, cioè un programma politico indotto e mantenuto per via legislativa e coercitiva, con la finalità, dice Antonio Gramsci, con la finalità di fare che cosa? Mutare la distribuzione del reddito nazionale, ovviamente spostandolo dalla gran massa di cittadini a una ristretta oligarchia. Se pertanto risulta chiaro quanto detto, il problema della effettività, che è una garanzia per il cittadino, il principio di effettività, perché l'articolo 3, secondo comma, Lelio Basso, Calamandrei e tanti altri dico, costituenti ritengono che sia il momento, l'articolo più importante che può sovvertire tutte le norme della Costituzione, come ci ricordava il professor Ponti. È proprio perché lì è contenuto l'obbligo di intervenire, l'obbligo di intervenire con determinati strumenti. Pertanto, se risulta chiaro quanto detto, il problema della effettività dei diritti e della loro sorte si collega dal punto di vista teorico e giuridico con il tema dell'attuazione della Costituzione e con il tema anche dell'applicazione, laddove io per attuazione che cosa intendo dal punto di vista proprio teorico, giuridico, costituzionale? L'attuazione si intende quell'attività diretta alla realizzazione della volontà dei costituenti così come espressa nelle norme precettive. Le norme precettive sono quelle dall'1 al 12, i principi fondamentali. Sono precettive perché la Corte Costituzionale che ce lo dice, con la sentenza, sin dalla sentenza, la prima, la 1 del 56. Protagonista quindi dell'attuazione è il legislatore, o meglio, sarebbe la Repubblica, quando voi leggete nell'articolo 3 e nell'articolo 4, la Repubblica, quindi il plesso Parlamento-Governo. Mentre per applicazione intendo invece quell'attività diretta a far valere che cosa? La supremazia di quelle norme precettive riguardo alle fonti subordinate. Posto che le norme della Costituzione, i principi fondamentali sono norme sovraordinate, la Corte Costituzionale nell'applicazione della quindi nella tutela, nella garanzia dei diritti fondamentali dovrebbe preservarli da fonti, dall'intromissione di fonti subordinate, in questo caso sono i trattati. Ora, permettetemi di fare questa breve analisi anamnestica, come si farebbe in medicina. Come è possibile, come è successo che ci siamo fatti sottrarre, che il popolo si è fatto sottrarre questi strumenti? Ecco, è legato all'attuazione e all'applicazione. È stata attuata bene la Costituzione? È stata applicata bene la Costituzione da parte della Corte Costituzionale? Per ciò che riguarda l'attuazione, mi limiterò a dire che sino almeno agli anni 70 in realtà si dovrebbe parlare più correttamente di inattuazione. Chi è che ce lo dice? Ce lo dice Lelio Basso nel suo capolavoro Il principe senza scettro del 1958. È Basso a dire che la Costituzione almeno fino a un certo periodo non è stata attuata. Queste cose bisogna dirsele, stiamo festeggiando la Costituzione e bisogna dirsi le cose per come stanno. Quindi lasciamo la parola ai nostri costituenti e vediamo che cosa dicono loro, visto che la loro voce è stata per molto e troppo tempo tacitata. Basso ci dice nel 58: tutti i massimi organi dello Stato si sono dati la mano perché ciò non avvenisse, perché la Costituzione non fosse attuata, perché il vecchio ordinamento rimanesse quanto più possibile intatto, il che significava annullare la Costituzione. E Calamandrei negli anni 50 rincara la dose, dicendo: oggi è lecito precisare serenamente questa denuncia. Il governo non vuole che la Costituzione sia compiuta. Questo è un pezzo di storia della nostra Repubblica, bisogna dirlo, bisogna prenderne atto. Dalla fine degli anni 70 in poi invece io parlerei di vero e proprio sovvertimento progressivo dello Stato costituzionale e democratico. Non è un caso infatti che sorga proprio in quegli anni, gli anni cavallo tra il 70 e l'80, la critica ai processi democratici costituzionali additati come generatori di eccessi di spesa. C'è troppa spesa pubblica in questo Stato.
critica compendiata nello slogan martellante che ancora oggi sentiamo, per cui bisogna ridurre il perimetro dello Stato. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Bisogna ridurre il perimetro dello Stato. Espressione eufemistica, ovviamente, che sta per, che praticamente per dire che lo Stato deve completamente togliersi di mezzo, nell'economia non deve più entrarci. Quindi, mentre l'articolo 3,2 prevede che ci sia l'obbligo, noi dobbiamo invece ridurre il perimetro dello Stato. Cioè, si pretende che lo Stato non possa più e non debba più intervenire. Ora, gli step comunitari che hanno influito su questa effettività dei diritti fondamentali sono noti. Io mi limito soltanto a richiamare l'atto unico europeo dell'86 che ha effettivamente aperto le danze per la globalizzazione, come attraverso la liberalizzazione dei capitali e dei fattori produttivi, quello che il presidente Barra Caraccio chiama il contratto preliminare a che cosa? Al trattato di Maastricht, e quindi indico anche il trattato di Maastricht del 92, divenuto noto poi come testo unico sull'Unione Europea, e poi dopo Lisbona è diventato il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Cioè, un richiamo al tempo a disposizione. Sì. Con il quale quindi si è attuata la sovrapposizione delle regole economiche europee a quelle costituzionali. Come si è avuta questa sovrapposizione? In sostanza i principi costituzionali sono stati, ai principi costituzionali si sono sovrapposti altri principi, quali l'economia sociale di mercato, fortemente competitiva, la stabilità dei prezzi, le forti restrizioni alla spesa pubblica che oggi praticamente sono confluite nel pareggio di bilancio, la moneta unica con banca centrale indipendente pura e l'estraneazione definitiva quindi dello Stato dalla possibilità di intervento nell'economia. Quello che viene detto il vincolo esterno. A proposito del vincolo esterno, voglio soltanto, a conferma di questa sovrapposizione che è avvenuta, richiamare quanto detto da Guido Carli nel 93 a proposito del ruolo svolto dall'elite tecnocratica italiana nell'elaborazione del Trattato di Maastricht. E Carli affermò, come già col Trattato di Roma e con il sistema monetario europeo, si è dovuto aggirare il Parlamento sovrano della Repubblica, costruendo altrove, cioè in sede europea, ciò che non si riusciva a costruire in patria. Ancora una volta avviene un cambiamento strutturale attraverso l'imposizione di un vincolo esterno. Ovviamente faceva eco a Guido Carli e anche Mario Monti, il quale ovviamente con riferimento al Trattato di Maastricht disse che trattarsi di una radicale riforma costituzionale, in quanto modificava totalmente il modello di governo dell'economia. Quindi aggiramento della sovranità popolare unita a una radicale riforma costituzionale a costituzione invariata. Come si potrebbe definire questa operazione che è andata avanti per anni al riparo del processo elettorale e sbriciolando a poco pezzi di sovranità? Queste sono le parole di Giuliano Amato. E che Gramsci, attraverso misure che Gramsci non avrebbe esitato a definire cretinismo economico. Bene, io non ho altra espressione più appropriata da offrirvi, se non quella di attentato alla Costituzione. Badate bene, non è un'espressione esagerata, perché è l'espressione che utilizzò Lelio Basson sempre nel 58, allorché disse, a commento dell'articolo 3,2, che le istituzioni che non facciano una politica di piena occupazione si rendono colpevoli di violazione dei principi fondamentali, ponendo in essere un vero e proprio attentato alla Costituzione. Per quanto riguarda invece l'applicazione, se passiamo dall'attuazione all'applicazione, i risultati, quindi come protagonista che ha come protagonista la Corte Costituzionale, i risultati non sono certo più lusinghieri. Dal punto di vista generale devo affermare subito che di fronte a questo conflitto tra trattati europei e Costituzione e di fronte alla deliberata scelta del legislatore italiano di assoggettarsi al vincolo esterno, la Corte purtroppo si è dimostrata sino ad oggi del tutto passiva. Nello specifico, il vizio originario di tale passività è rinvenibile nell'elaborazione teorica della Corte, che la Corte si è trovata ad adottare allorché da un lato ha dato per acquisito il primato del diritto comunitario su quello nazionale e dall'altro ha dovuto invece precisare i confini
comunque invalicabili di detto primato. Mi riferisco cioè alla teoria dei controlimiti a cui faceva riferimento il professor Ponti, che potremmo definire teoria dei controlimiti uno strumento di salvaguardia della sovranità popolare e quindi dei principi supremi. La teoria dei controlimiti vede la luce con la sentenza Frontini 183 del 73, pronuncia il cui principio può ormai dirsi consolidato. Non richiamo la giurisprudenza, ma l'ultima, la più importante, è la 238 del 2014. Vorrei più che altro soffermarmi su quello che è l'elemento fondante, l'equivoco. Che cosa consiste l'equivoco? L'equivoco risiede nella identificazione della Corte Costituzionale tra la dottrina dei controlimiti e i soli principi fondamentali, cioè quelli contenuti negli articoli 1 a 12. In breve, poiché secondo la Corte, cito testualmente, la competenza normativa degli organi della comunità è prevista limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, apparirebbe difficile configurare, secondo la Corte, anche in astratto l'ipotesi che la normativa comunitaria possa incidere in materia di rapporti civili ed etico-sociale e politici. Cioè la Corte Costituzionale ha detto, siccome i trattati europei disciplinano norme economiche, non c'è problema, non può esserci un conflitto tra la normativa comunitaria e i diritti fondamentali. Chiaro? La Corte, quindi, dal punto di vista strettamente giuridico costituzionale, cioè della lettura sistematica delle norme, dimenticava in modo clamoroso il monito dei nostri costituenti, ovvero che la Costituzione, come ho ricordato prima, è un'armonia complessa, quindi dove ogni parte si integra alle parti, e non si rendeva conto che proprio perché prevede una disciplina economica, il diritto comunitario esplica effetti diretti sugli strumenti imprescindibili approntati dalla nostra Costituzione economica. La Consulta, cioè, non si è reso conto che il diritto comunitario si identifica con il vincolo esterno e il vincolo esterno, che impedisce quindi di fatto la effettività dei diritti fondamentali. Da questo equivoco, ovviamente, di cui Lelio Basso si è accorso immediatamente nel maggio del 73, ma non vi leggo per ragione di tempo il passo, da questo equivoco poi sono nate è nato tutto un filone giurisprudenziale che con formule argomentative della Corte, tra cui disponibilità delle risorse finanziarie, quindi l'effettività dei diritti è stata sottoposta subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'osservanza dei limiti. No, la teoria della scarsità proprio. Esatto, e infatti la mitologia della scarsità. Esatto. E poi negli anni 80 e 90 invece, che a loro volta sono gli anni 80 e 90 che a loro volta hanno visto la Consulta continuare nel proprio orientamento per limitare il cosiddetto ricorso alle sentenze di spese, finendo di fatto per privilegiare le esigenze di bilancio pubblico, il cui equilibrio, si badi bene, già prima del Fiscal Compact, che è del 2012, fu assunto a valore costituzionale. Riferisco alla sentenza della Corte 260 del 90 e quindi assunta dalla Corte stessa come autonomo parametro di bilanciamento costituzionale. Cioè, quando si tratta di tutelare un diritto fondamentale sociale, la Corte comincia a fare tutti i bilanciamenti, cioè da una parte sta il diritto, dall'altra parte ci sta l'equilibrio di bilancio. Chi vince? Di solito vince l'equilibrio di bilancio. Fino ad oggi ha vinto l'equilibrio di bilancio. È sbagliato perché sostanzialmente il bilanciamento è errato, perché non si può bilanciare tra diritti sociali e appunto l'equilibrio di bilancio, perché si tratta di sostanze assiologiche diverse. I diritti sociali stanno al top, diciamo, stanno sopra, quindi l'equilibrio di bilancio non è un valore, o se lo è non è ai livelli dei diritti sociali. La Corte Costituzionale poi ha continuato, appunto, parlando di limitatezza delle risorse disponibili, che è una sfilza di sentenze che non citerò per ragioni di tempo, ma riconoscendo inoltre un'ampia discrezionalità al legislatore nel graduare l'effettività dei diritti sociali. Noi abbiamo detto che il legislatore non è discrezionale nell'attuare i diritti sociali, invece si è ribaltato, viviamo in un mondo costituzionale ribaltato, come diceva Lelio Basso, e quindi il legislatore oggi come oggi ha discrezionalità se attuarli o meno i diritti sociali.
Insomma, praticamente la Corte è in corso in un... io parlerei di incomprensione, lo metterei tra virgolette. Quindi, alla luce di quanto esposto, quel conflitto, se mi sono fatto spiegare, se mi sono spiegato, quel conflitto tra Costituzione e trattati si è concretato concretatosi nell'imposizione ad opera del vincolo esterno di una nuova Costituzione economica materiale. Quel conflitto ha prodotto una conseguenza fondamentale in termini teorico-costituzionali, che la dottrina definisce sospensione, che è sospensione della sovranità, come forma di manifestazione della cosiddetta rottura costituzionale, che consiste nella generale rimozione della suprema forza normativa e delle disposizioni costituzionali da parte delle istituzioni di governo, perché c'è la collaborazione attiva delle istituzioni di governo, e per proseguire una diversa finalità politica, il federalismo. Si dicono che noi dobbiamo perseguire un'altra finalità politica, che è il federalismo. Quindi l'effettività dei diritti fondamentali è stata praticamente disabilitata. Posso 5 minuti proprio per concludere? No, va bene. Io allora avrei concluso e eventualmente, mi scuso, eventualmente sono disponibile per le domande se riusciamo a approfondirlo. Grazie.